borgo antico di Sava si raccoglie intorno all'antico palazzo feudale e alla chiesa madre del paese, dedicata a San Giovanni Battista. L'attuale conformazione urbana del centro di Sava venne a costituirsi a cavallo dei secoli XIV e XV, quando la dinastia Angiò Durazzo sedeva sul trono di Napoli. L'espansione e la fortuna di Sava si registrerà nel Cinquecento, insieme ai successi feudali della famiglia Prato, antico casato che si seppe distinguere in terra d'Otranto per nobiltà e ricchezza. Passeggiando per le strade del borgo antico, ci si può immergere nella storia savese, per lasciarsi sorprendere dall'eleganza dell'architettura cittadina. In via Benedetto Croce si incontra la mole di Palazzo Cinieri, edificato a due piani e risalente ai secoli XVII-XVIII. Caratterizzante è il raffinato loggiato ad archi, che mostra il piano padronale dell'edificio, elaborato con stile e ricercatezza. Non mancano sorprese legate all'architettura spontanea. Percorrendo via Fiume, ci si imbatte nel Subhuerto, così chiamato nel vernacolo popolare. Si tratta di una graziosa volta a stella, facente parte di un antico edificio, poi abbattuto per consentire l'affaccio della strada su Corso Vittorio Emanuele. Spostandosi a sud dell'abitato, si può visitare il Parco Cittadino, polmone verde della città. È intitolato al commissario di polizia Piero Sassi, cittadino savese e protagonista di numerose e difficili operazioni legate alla lotta alla criminalità organizzata su tutto il territorio italiano. Visitare Sava significa conoscere il lato autentico della Puglia e la calorosa accoglienza delle genti del sud. Qui a Sava è naturale imbattersi in quei profumi e colori che richiamano la spontaneità del Salento genuino e l'amabilità nei sorrisi dei suoi abitanti.